piccola ma sorprendentemente dinamica e gioiosa chiesa dello Sri Lanka ha accolto con entusiasmo il successore di Pietro, sulle orme dei suoi predecessori Paolo VI e Giovanni Paolo II, Papa Francesco è atterrato a Colombo il 13 gennaio, accolto con una cerimonia suggestiva che ha visto la partecipazione anche di 40 elefanti. All'aeroporto il pontefice ha subito messo a fuoco i motivi del pellegrinaggio, incoraggiare i cattolici della cosiddetta perla dell'Oceano Indiano e canonizzare il beato Giuseppe Vass, sostenendo parimenti il processo di riconciliazione nel paese. Dopo tanti anni di guerra civile, infatti, lo Sri Lanka sta cercando di curare le ferite del passato e consolidare la pace. It is no easy task to overcome the bitter legacy of injustices, hostility and mistrust left by the conflict. I can only be done by overcoming evil by good and by cultivating those virtues which foster reconciliation, solidarity and peace. The process of healing also needs to include the pursuit of truth, not for the sake of opening all wounds, but rather as necessary means of promoting justice, healing and unity. Tra un entusiasmo caloroso dipanatosi in lunghi tragitti in Papa Mobile, il pomeriggio di Papa Francesco è trascorso al Bandaranaik Memorial International Conference Hall per l'incontro interreligioso. Alla presenza dei rappresentanti delle quattro principali espressioni religiose dello Sri Lanka, buddismo, induismo, islam e cristianesimo, il pontefice ha ricordato che il dialogo e l'incontro, per essere efficaci, devono fondarsi su una presentazione piena e schietta delle rispettive convinzioni e che solo così potranno aprirsi nuove strade per la mutua stima, cooperazione e amicizia. For the sake of peace, religious belief must never be allowed to be abused in the course of violence and war. We must be clear and unequivocal in challenging our communities to live fairly the tenets of peace and coexistence found in his religion, and to denounce acts of violence when they are committed. I colori e le tradizioni dello Sri Lanka sono stati ancora protagonisti anche la mattina del 14 gennaio, quando Papa Francesco ha canonizzato il beato Giuseppe Vass, sacerdote oratoriano che spese la propria vita nella diffusione del Vangelo con spiccato zelo missionario, soprattutto tra gli ultimi. Nel corso dell'omelia, davanti a migliaia di fedeli che hanno gremito il Gale Face Green sin dalla notte, il pontefice ha rimarcato alcuni aspetti peculiari di Giuseppe Vass, proclamato beato da Giovanni Paolo II. In particolare la capacità di servire la pace oltre le divisioni religiose. Religious freedom is a fundamental human right. Each individual must be free, alone or in association with others, to seek the truth and to openly express his or her religious conviction, free from intimidation and external compulsion. Le ferite di tanti anni di insensata e sanguinosa guerra civile, Papa Francesco ha potuto toccarle nel santuario di Nostra Signora del Rosario di Madù, dove era presente una rappresentanza delle famiglie duramente colpite dalle ostilità tra ribelli tamil e forze governative. Il cuore lacerato del paese asiatico, ha sottolineato il pontefice, ha trovato il conforto della Madre Celeste, che sempre tende le proprie braccia verso quanti stanno cercando di ritornare a un'esistenza pacifica. Today I want to thank Our Lady for that presence. In the wake of so much hatred, violence and destruction, we want to thank her for continuing to bring us Jesus, who alone has the power to heal open wounds and to restore peace to broken hearts. But we also want to ask her to implore for us the grace of God's mercy. We ask also for the grace to make reparation for our sins and for
all the evil which this land had known.